Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Doran Red. Come vedete oggi siamo su un gioco di piattaforma, ovvero Castle Crashers. Bene, però adesso iniziamo una nuova partita. Ok, Castle Crashers. Questo gioco l'ho preso tipo l'anno scorso. Me l'ha regalato un mio amico perché ha detto che era carino. Infatti è un gioco veramente carino, soprattutto da giocarci in multiplayer. Infatti, come vedete, ho due personaggi già a livello molto alto. Io direi di prendere un personaggio che ho a livello basso e iniziare una nuova avventura insieme a voi. Ok. Chi per chi conosce questo gioco già conosce bene la storia ed è molto simpatica. E il gioco è molto divertente anche. Ok, cosa è successo? Questi sono i suggerimenti che già comunque conosco. Poi farò vedere anche a voi. Alleniamoci un po'. Ok, perfetto, andiamo. Che poi ho i tasti impostati una merda. Come vedete, questo sarebbe il personaggio cattivo che noi dovremmo sconfiggere. Ok. Allora, in pratica quel mostro ha rubato una gemma enorme, da come ho visto. Non so cosa, ancora non sono arrivato in quel punto, è che mi sono fermato, diciamo, a un quarto del gioco. Poi non ho giocato più perché giocavamo online io e i miei amici. Poi abbiamo smesso di giocare perché non abbiamo molto tempo per lo studio, per chi lavora oppure chi è impegnato per altre cose. Però ho visto che comunque è un gioco veramente divertente, è carino. Ho pensato di farci un gameplay e sperare che venga bene. Questo è veramente un bel gioco, un platform molto divertente. Poi vedete, abbiamo comunque diversi attacchi. Il primo è quello, sarebbe quello leggero, come vedete, questo qui. Poi se vogliamo possiamo passare attacchi pesanti come questo. Possiamo fare anche delle combo. Diverse combo, però c'è bisogno di altre armi. Oh mio dio. Ogni arma ha delle sue combo da fare. Ad esempio questa qui, questa è la combo di quest'arma. Questa è la combo. Poi ci sono altre armi che si possono fare più combo. Questa non mi ricordo se si possono fare, perché dobbiamo aumentare di livello per farle. Oh, abbiamo staccato la testa, va bene. Allora, per il momento noi dobbiamo proteggere il nostro castello. Da come vedete ci hanno invaso. Oh cacchio. Poi pian piano comunque riusciremo a trovare anche degli alleati. Ad esempio quello, un soldato del nostro castello. Però ce ne sono altri che ce ne sono morti tantissimi, come vedete. Allora, noi, come avete visto, ci sono anche le monete e noi possiamo comprare delle armi. Compra le mie cose. Non mi ricordo come si compra, sinceramente. Ah, ok, no, dobbiamo andare vicino alle armi, sì. Aspettate un attimo, voglio vedere, ok. In pratica ci servono soldi, infatti ho comprato una pozione. Per sbaglio, va bene. Ah, già abbiamo finito il primo livello. Io direi di passare almeno al secondo a vedere cosa succede. Però possiamo anche andare indietro. Sarebbe il fabbro. C'è anche l'arena del re. Vabbè, però noi continuiamo la missione. Andiamo nella guerra barbarica. Ok, sono aumentato anche di livello. Posso fare una nuova combinazione. Allora, Credo che posso fare qualche mossa particolare, però ora non ricordo i tasti perché non sto giocando con un controller, ma sto giocando con una tastiera e un mouse. Però si consiglia di giocare a questo gioco, lo consiglio
Anche io personalmente di giocarci con un joystick. Ok, abbiamo trovato una sacca da 5 monete. Andiamo con i nostri alleati a sconfiggere i nemici. Eccoli. Io vi direi... Ok. Poi se vedete anche i nostri alleati possono morire mentre combattiamo insieme. E questa anche è una cosa molto carina, è che c'è, diciamo, c'è più azione. Non è il solito platform lento. Anzi, questo qua è abbastanza movimentato. Ci sono diversi boss interessanti. Il gioco è abbastanza lungo. Cioè non è... diciamo... La lunghezza è quella di Mario Bros. In pratica ci sono diversi livelli molto completi e diversi boss. Quello con l'arco mi ha rotto le palle. Cioè, stavo ammazzando lui. Ecco la combo. Comunque io ci ho giocato. Ora noi dovremo sconfiggere. Dobbiamo liberare anche delle principesse, se non mi sbaglio. E la cosa divertente di liberare le principesse se si gioca in multiplayer è che dopo aver finito tipo il primo boss, se non mi sbaglio, ah sì sì, quella è la cosa proprio divertente, che finito il boss potrete combattere contro i vostri amici. Per a chi vince questa battaglia bacia la principessa, insomma. E che cazzo, io odio quelli con gli arc. Ecco, ora lo prendo e lo ammazzo. Comunque ho passato i tasti a una merda. E infatti non riesco a muovermi bene con il salto. Da quando quello ha un arco? Non mi ricordavo questa cosa. Allora, uccidiamo questi qui. Non mi ricordo come si cambia gli oggetti. Ah, ok, ok. Per mangiarlo, se non mi sbaglio. Ah, questa è la magia, se non mi sbaglio. Ah, ok, con questo si usa... Ok, ok. Qui c'è un nostro alleato che cerca di salvare il suo amico. Ecco. Ora dobbiamo combattere ancora. Dobbiamo sconfiggere altri nemici. Non so dov'è la fine, però cercheremo di arrivarci. Dobbiamo sconfiggere più nemici possibili. Come vedete, qui si guadagna anche esperienza. Quindi sono arrivato già a livello 3. Se no, ogni fine di un livello tu puoi aumentare le abilità del tuo personaggio. Aumentare la magia, la forza, l'agilità e, se non mi sbaglio, la vita. Quindi diventi più resistente. Ora dobbiamo allontanarci. Appena si apre quel coso dovremmo sconfiggerlo. Questo è uno dei primi boss, mi sa. Cioè, è un piccolo boss più che altro. Non è qualcosa di forte. Lo dobbiamo sconfiggere, ovviamente. Ecco, ora dobbiamo attaccarlo. Cavolo. Allora, dobbiamo studiare una buona strategia per sconfiggere questo boss. Ok, attenti. Ok, ha leggermente schiacciato i suoi alleati. Però vabbè, a noi non ci interessa. Dobbiamo stare attenti, le bombe. No, cavolo. Ah, no, non mi ha colpito, fortunatamente. Dobbiamo stare attenti. Ok, tolto la testa a questo bastardo. Allora, dobbiamo stare attenti, 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 attenti. Ok, cavolo, non riesco a colpirli. Siamo arrivati a metà vita, almeno. Mi ho beccato. Palle. Perché non lo colpisco? Ah, ok, ecco perché. Dai, dai. Sono arrivato anche a livello 4. Vai, vai, muori. Ok, abbiamo sconfitto uno dei mini boss. Più che altro non è proprio un boss. Va bene, l'abbiamo sconfitto. Ora andiamo avanti. Eccoli, becchiamoli. Allora, vedete, siamo arrivati al loro accampamento. Dovremmo liberarlo, se non mi sbaglio. Già c'è una prima principessa, mi sa. In questo, proprio in questo... Cioè, in questa missione, in play. O in questo livello. Allora, cerchiamo di eliminare velocemente questi qui, che sono abbastanza deboli. Più che altro. Il problema è quando sono quelli con gli archi. Appunto, come avete visto, sono quelli che rompono proprio le scatole. Sono quelli più fastidiosi, insomma, perché li bloccano spesso e volentieri
La combo. Ok, questi qui stanno dormendo, quindi dobbiamo sconfiggerli mentre dormono. Allora, se non mi sbaglio siamo quasi vicino al boss. Guarda, quando non riesco a beccarli a volte. Ecco quel bastardo con l'arco. No, che palle. Poi la musica proprio di questo gioco, il sottofondo, è molto bello, mi piace un sacco. Infatti non c'è proprio bisogno di modificare la musica, visto che è abbastanza carino. Ora cerchiamo di sconfiggere questi qui e arriviamo al boss e liberiamo il castello del nostro regno. Ecco, abbiamo sconfitto un altro. Ora dobbiamo... ecco, siamo arrivati al boss, mi sa. Entriamo e sconfiggiamo il boss. Ah no, ancora soldati. Ah, vai, vi schiacciamo come la cacca. Ok, staccata la testa dal collo a quello. Poi, all'inizio anche i soldati sono molto... cioè, i soldati proprio sono molto scarsi. Ma dopo arrivano dei soldati abbastanza forti, non posso mai dimenticare. Ecco il boss che dobbiamo sconfiggere. Ahia, sono proprio dimenticato che faceva un sacco di danni. Ok, cerchiamo di sconfiggerlo. Ahia, i danni che fa sono tremendi. Cazzo, fa troppi danni. Infatti mi ha sconfitto. Però almeno adesso possiamo aumentare le nostre abilità. Io direi di aumentare un po' la salute, poi puntare un po' su questo e aumentare anche la magia. Ok. Come si continua? Ok. Ora dovremmo sconfiggerlo perché abbiamo più bonus. Non so che magia usa questo qua. Se non mi sbaglio dovrebbe essere elettricità. Non mi ricordo come si usa. Ok. Sconfiggiamolo adesso. I danni che fa sono tremendi. I danni che fa sono... minchia, che raggio che c'ha questo. I danni sono tremendi. Allora, dobbiamo stare attenti perché abbiamo già poca vita. Il raggio di merda che ha. C'è una mela. Ok, sono aumentato di livello, dovrei avere più vita. Inizia a rompermi le scatole. Ok. Da tempo che non giocavo a sto gioco, infatti mi sono un po' dimenticato le meccaniche. Ora più o meno sto cercando di ricordarmi. Ok, liberiamo quella prima principessa, mi sa. Minchia, i danni che fa. Ora questo fa una scorreggia, mi sa. Ah, oh, che palle. Siamo quasi riusciti a sconfiggerlo. Dai, 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 dai. È brutto quando ti prende a pugni anche lui. Fa un sacco di danni. Cazzo. Bene, bene, sono riuscito ad evitare il colpo. Sì, finalmente abbiamo sconfitto il boss. Finalmente. Ah, questa è la cassa. Ora diventiamo ricchi. Sì. Ora tutto per me. Cerchiamo di prendere il più possibile prima che scompaia. E infatti sta iniziando a scomparire. Ok, abbiamo liberato la principessa. Ora c'è il bacio d'amore. Bene, abbiamo completato almeno la prima parte di questo gioco. Ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questa serie vi piaccia. Bene, come vedete abbiamo completato comunque la prima parte. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi sia piaciuto lasciate un mi piace o un commento. E fatemi sapere se debba continuarla o no questa serie. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!